Allora, la prima cosa che mi sento di fare è quella di ringraziare innanzitutto il comando della stazione dei carabinieri, il comandante con tutti i suoi collaboratori per la presenza qui in questa piazza, perché voi sapete che per legge in ogni tipo di attività promozionale di natura politica e non, comunque il servizio d'ordine deve essere assicurato e garantito. E poi all'amministrazione comunale di Bisaccia, perché ci ha dato l'opportunità di poter dare anche noi il nostro contributo ed esprimere il nostro pensiero su un problema che dal nostro punto di vista è gravissimo. Io naturalmente mi voglio presentare, mi chiamo Lorenzo, sono Lorenzo Lommano, vengo da Campobasso e sono il presidente di questo movimento politico che si chiama la Lega Sannita. Con me oggi è presente il coordinatore provinciale dell'Irpinia, quindi della provincia di Avellino, che è l'avvocato Leonilde Maria Faretra, che sta qui alla mia destra, che naturalmente rappresenta il nostro movimento in tutto il territorio dell'Irpinia. Noi naturalmente come Lega Sannita siamo presenti qui perché sono molte le cose che accomunano la storia, le tradizioni, la cultura ed il territorio del Molise, di Benevento e Avellino. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di dare un piccolo contributo perché il gravoso problema dell'ospedale possa essere definitivamente definito una volta per tutte. La prima cosa che dico io oggi qui è che mi sento un cittadino di Bisaccia e questo per me è un grande onore, rappresentare in questo momento un'istanza ed una problematica che sempre di più attanaglia queste popolazioni. Il nostro obiettivo qual era? Oggi potevamo trascorrere questa giornata in modo diverso, tra l'altro è una bella giornata, potevamo stare in un altro posto e invece stiamo qui a dare la nostra solidarietà, a dimostrare con la nostra presenza l'affetto che nutriamo verso questo territorio e verso questi cittadini. Questi cittadini, ripeto, che sono l'Alta Irpinia, che rappresentano per tutti noi un rapporto di grande fratellanza. La prima domanda che io mi pongo, va benissimo, basta. La prima domanda che io mi pongo è questa, e cioè se per la chiusura dell'ospedale c'è stato il concerto con le popolazioni. Allora, essendo noi un movimento territoriale, cioè non siamo un movimento, un partito dove a decidere devono farlo a Milano, lo devono fare a Curno dove sta Di Pietro, oppure lo devono fare, che devo dire, a Roma. No, noi siamo un movimento territoriale e vogliamo che a decidere sulle scelte dei cittadini siano gli stessi cittadini. E allora il nostro obiettivo qual è? Quello di sapere se in effetti c'è stato un concerto tra il popolo di tutta quest'area con le decisioni di chi invece ha dissanguato questo territorio. Dicevo ad alcuni collaboratori pochi minuti fa che su 1.000 miliardi spesi per la sanità, circa 800 sono spesi da Napoli e da Salerno. Il nostro obiettivo qual è? Quello di staccare una volta per tutte definitivamente questo territorio, questi comuni dell'Irpinia da Napoli centrista, cioè da questa Napoli arruffona, mangiona, che pensa solo a se stesse a discapito invece delle piccole comunità come quelle che stanno in Irpinia, ad Avellino, a Benevento, nel Molise, a Campobasso ed Isernia, perché è questa la nostra storia. Guardate, se io vengo da Campobasso è come se venissi da Avellino, è come se venissi da Grotta Minarda, è come se venissi da Frigento, cioè è una storia umana, comune per tutti quanti noi. Ed allora noi come Lega Sannita non potevamo in nessun modo e per nessuna ragione mancare ad un appuntamento così importante. Perché? Perché noi siamo per la politica dei fatti e non invece per la politica delle chiacchiere. E poi lo dico molto chiaramente, noi siamo contrari a quelli che vengono qui, vi promettono che non chiuderanno l'ospedale, mentre invece, voi lo sapete bene, la chiusura di questo ospedale è già decretata. E ve lo dirò anche in seguito. Ho chiesto in questi giorni a tante persone di Bisaccia
per telefono, ho contattato diverse persone e ho chiamato anche delle persone dei comuni qui intorno, qui vicino, dei paesi limitrofi, cosa pensassero della chiusura o del ridimensionamento o della riconversione dell'ospedale di Bisaccia. A queste mie domande ho notato innanzitutto molta stanchezza, molta indifferenza, qualche mugugno, qualcuno ha detto già hanno tolto quello che dovevano togliere, qualcun altro mi ha detto che chi è ammalato vuole essere curato in strutture di eccellenza, perché è normale, è legittimo. Se una persona anziana o non anziana si sente male, deve essere curato da una persona competente e professionalmente preparata. Altri mi hanno risposto che se si sente male, lui preferisce andare ad Ariano, va in un ospedale che sia tale, che sia attrezzato e che sia per davvero un ospedale e non un mezzo ospedale dove non c'è neanche il pronto soccorso. Cioè, una persona si sente male, deve andare altrove. Cioè, questi vogliono la morte dei cittadini e vogliono la morte del territorio e noi ci batteremo. Cioè, voglio dire, la novità anche dalla persona che sta qui, vede, regaliamo il palloncino ai bambini, comunque portiamo avanti un progetto, la Lega Sannita, ma chi sono questi, chi sono? Noi partiamo dal presupposto che per creare qualcosa ci vogliono sempre più di una persona. C'è anche una famiglia, due persone si sposano e poi alla fine incrementano la propria razza, incrementano la propria, il proprio cognome. Allora noi facciamo così. Cominciamo da poco, con poche persone, convinti e certi che i cittadini prima o poi capiranno che questo è un territorio che non può stare più con Napoli e non può credere più alla Befana del politico di turno che viene qui e vi fa vedere la luna nel sacco. E allora questa indifferenza che io noto e ho notato nelle persone sembra che sia un problema che non riguarda più nessuno, se non una piccola minoranza di uomini e di donne. E io qui voglio fare ufficialmente un elogio a Michele, perché grazie a lui, a questo ragazzo piccolo uomo, anzi direi piccolo grande uomo, grazie a Michele che noi della Lega Sannita riusciamo a sapere tutto quello che succede a Bisaccia e di come molti di Bisaccia hanno venduto sotto banco l'ospedale del vostro paese, perché voi lo sapete che l'ospedale è stato venduto. E noi queste cose ce le dobbiamo dire. Noi vogliamo che questo territorio, questa bellissima parte dell'Irpinia, cioè l'Alta Irpinia, vada via da Napoli e si stacchi una volta per tutti da questa Napoli arruffona ed imbrogliona. Noi della Lega Sannita, siccome io sono un terremoto quando parlo, io non sono abituato a leggere. La mia natura molto irruenta mi porta a non leggere, però io devo essere preciso nello schema di quello che vi devo raccontare. Quindi noi come Lega Sannita lotteremo fino allo strenuo perché l'ospedale non si tocchi. Questo è il nostro obiettivo, perché l'ospedale non chiuda. Ed infatti l'ospedale non potrà e non deve chiudere. Ne andrebbe, ripeto, di mezzo la salute dei cittadini, che è un bene assoluto, ma ne andrebbe di mezzo anche l'economia di Bisaccia e di tutto il circondario. Una volta chiuso l'ospedale, il fiorai venderà meno fiori, il negozio venderà meno prodotti e quindi sarà la morte di questo paese. Nel 2022, cioè tra 11 anni, Bisaccia farà 1.400 abitanti. Diventerà un paese da 4.006, diventerà un paesino che arriverà stendo a 1.500 abitanti. Perché? Perché la gravità delle aree interne, cioè dei comuni come Bisaccia, come Agnone, come Frigente e gli altri comuni, è destinato a morire.